questa tavola rotonda dal titolo «Come sta cambiando il profilo dello specialista che si occupa di imaging?», ma si potrebbe aggiungere anche «Come sta cambiando il profilo dello specialista che non si occupa di imaging, ma che lo utilizza?». E quindi perché pensare, come dice un vecchio adagio, è facile, ma integrare, si usa proprio questo termine, può essere molto difficile, con esami che possono rimanere isolati e non messi insieme. In questa tavola rotonda, che ha un panel di tutto rilievo, credo che chiariremo molti di questi aspetti dell'integrazione dell'imaging, e abbiamo il professor Paolo Colonna di Bari, la professoressa Cova di Trieste, il professor Di Lenarda di Trieste e il professor Sinagra di Trieste, che prego di accomodarsi qui. Ci sarà un giro di domande e adesso che inizia il co-moderatore, che ho la prima, va bene, e quindi sentiremo come può l'imaging essere utilizzato al meglio per dare il massimo delle informazioni. Prendiamo un esempio banalissimo, un'alterazione di cinetica che noi possiamo vedere in alcuni segmenti in ecocardiografia può avere alla base una parte di parete che non è più miocardio, ma che può essere un tessuto fibroso. L'ecocardiografia non è capace di fare questo, altre metodiche tipo la risonanza sono capaci di fare questo, e bisogna mettere insieme per vedere quanto di quella fibrosa è responsabile di quell'alterazione della cinetica. E questo è un esempio di integrazione che noi dobbiamo affrontare ogni giorno. Al dottor Colonna farei una prima domanda, che è quella relativa al suo ruolo, essere presidente della Società Italiana di Ecocardiografia, dà la possibilità di vedere come si sviluppa l'imaging integrato riguardo all'eco risonanza, ancio-TAC, ecocontrasto in Italia. E a che punto siamo da questo punto di vista? Grazie Pasquale, dottor Pandillo, un buongiorno a tutti quanti. Volevo prima di tutto portare i saluti della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare, la SIEC, portarli qui a Trieste, dove ringraziare Giorgio Faganello e Bruno Primamonti, che sono le colonne attuali della SIEC. È un piacere oltretutto ricordare qui la Società Italiana di Ecocardiografia in Friuli Venezia Giulia è sempre stata attiva, e vorrei dire che le scuole di cardiologia possono essere felici di riuscire a fare un qualcosa di innovativo come questo laboratorio di cardiac imaging di oggi, anche grazie all'essere leader nella nostra società. Quindi il piacere di poter rappresentare la SIEC oggi qui a Trieste è veramente grandissima, una città che sicuramente insieme alla regione si è mossa moltissimo nella ecografia e nel imaging integrato, come diciamo adesso. Il vantaggio, insomma, questa domanda che ha fatto il nostro moderatore del imaging integrato, secondo me, per cercarla di adattare nell'aspetto societario, nell'aspetto della società che mi onora di rappresentare qui, sottolinea un punto, cioè noi oggi come imaging dobbiamo differenziarlo a seconda dei fruitori. I fruitori li possiamo guardare sempre in due aspetti: prima di tutto, sempre al centro, il nostro paziente, risolvere la sua patologia o indirizzare meglio il suo percorso. Dall'altro lato dobbiamo trovare tutto quello che facilita la linea del paziente, e la società deve cercare di schematizzarlo al meglio possibile, quindi tante volte la macchina giusta nel posto giusto con lo specialista giusto che ha le giuste conoscenze. Quindi associare bene tutti questi fattori fa bene al paziente,
l'impegno societario e di stare insieme oggi con tanti esperti è quello di cercare di capire al meglio cosa fare oggi e soprattutto cosa ci chiedeva Pasquale, cosa fare domani. La forza della SIEC è, penso, quella di cambiare internamente, non è più solo cardiologica, oggi la formazione piace la società perché insegna anche ai non cardiologi, diabetologi, cardioanestesisti, i sonografer, ma anche nei cardiologi cerca di approfondire qualcosa che scappa durante la formazione tradizionale, magari alcune scuole sono ben ampie su tutti i punti, altri aspetti la SIEC riesce a svilupparli soprattutto sulla parte pratica, cercando di aprire i laboratori di livello avanzato, sia ecografico sia non ecografico a molti. Scusate questo cappello un po' ampio, però guardare oggi a TAC e risonanza, ma non solo, a un'ecografia avanzata, l'utilizzo di tecniche ecocardiografiche di terzo livello, l'ecocontrastografia, sono tutti punti che dobbiamo guardare che siano fruibili al maggior numero di persone. Tante volte cercare di chiudere la nostra metodica, che sia l'ecografia avanzata, che sia la risonanza, togliamo forse un po' la TAC che è più specificamente radiologica, che però guarda, io mi sono andato a rivedere prima di tutto perché la SIEC sta aprendosi, non è più solo ecografia ma è di cardiac imaging. Parlare di imaging integrato forse è forte perché oggi sono imaging affiancati, perché c'è il paziente che deve scegliere una linea, quello che sceglie l'altra, e la bravura del clinico deve essere quella di spostarlo da uno all'altro in maniera rapida. Però giusto per voler dare qualche dato, per non fare solamente una chiacchierata spuria, è carino che siano stati pubblicati due diversi articoli sul registro europeo e un registro italiano. L'italiano separatamente, uno per la TAC coronarica e uno per la risonanza coronarica, l'europeo è prevalentemente focalizzato sulla risonanza cardiaca, probabilmente ce ne sono tanti altri, però questi sono recentissimi, 2014-2013, ed è particolare che a seconda di dove vediamo il punto di vista varia moltissimo. Giusto qualche dato, noi ci chiediamo qualche domanda, per esempio chi è lo specialista che fa di più la lettura della parliamo di più della risonanza rispetto alla TAC, della risonanza. Varia moltissimo a seconda dei centri, dell'expertise, e tutti quanti noi sappiamo che pochi in Italia sono i centri che possono permettersi un'apparecchiatura dedicata alla cardiologia, e lì dove si legge varia moltissimo dalla storia del centro. Dove c'è una storia forte di radiologi con conoscenza del cuore, leggono di più i radiologi. Lì dove c'è una storia di cardiologi con esperienza di imaging, leggono di più i cardiologi. Tuttavia questo influenza anche la popolazione studiata. È carino, per esempio il registro europeo è stato condotto dalla ESC, la Società Europea di Cardiologia, e quindi mette dati prevalentemente inseriti dai cardiologi. Su quei 27.000 esami analizzati, pensate che addirittura il 76% erano stati letti da cardiologi, il 27% in team, un cardiologo e un radiologo probabilmente è l'aspetto ottimale, e solo il 2%, 2,5% dai radiologi. Se guardiamo il registro italiano pubblicato sempre su rivista di alto livello, proposto più dalla SIRM che dalla Società Italiana di Cardiologia, lì è esattamente il contrario, l'80% degli esami radiologici passa letti solo da radiologi, un 15-17% in team e solo il 2% dai cardiologi. Dov'è la verità e dov'è l'optimum e dov'è il futuro? Queste tre sono un po' le cose che dovremmo magari anche discutere, visto che abbiamo qui eminenti rappresentanti della cardiologia nazionale e dell'università di entrambi i lati. Allora, l'optimum probabilmente varia anche un po' da patologia a patologia. È particolare che nei due registri, quello europeo più cardiologico, c'erano tanti, il 35% di esami da stress, la gran parte con l'adenosina. Nel registro SIRM, quello italiano, c'era pochissimo, se non il 3% di esami da stress, eppure
cure è un dato importante. Grazie Paolo. Grazie per gli elogi a questa regione dove ormai io appartengo da parecchi anni. L'integrazione, hai detto, gli esami sono spesso affiancati più che integrati, e spesso l'integrazione è culturale, cioè ci sarà spesso, non adesso, magari vediamo dopo se c'è spazio nel pubblico, ci sarà piuttosto una terza figura che deve fare da integrazione agli esami, perché spesso restano isolati, io vedo anche nella nostra realtà. Ti volevo chiedere un altro aspetto: come sta cambiando così il mondo dell'ecocardiografia con l'avvento del 3D? Tra qualche anno vedremo ecocardiografie sempre più rapide con l'acquisizione del 3D rispetto alle complicate metodiche di calcolo offline. Cosa ne pensi? Anche qui secondo me bisogna avere i due lati, un po' quello di ricerca che ci fa essere entusiasti di tutto quello che è avanzato e nuovo, dall'altro lato qualcuno diceva l'applicazione pratica non deve essere troppo avanzata, ma deve essere estremamente pratica. Una società ha il pregio di poter interessarsi con i propri associati di quello che è il reale utilizzo. Eco 3D, prima di tutto, noi li giriamo sulle grosse famiglie, transtoracico e transesofageo. Diciamo che, volendo dare due definizioni, transtoracico lo si usa una volta ogni tanto, transesofageo io penso che chi ce l'ha nella macchina non chiude un esame transesofageo senza aver attivato il pulsante 3D. Oltretutto dicevi la lunga acquisizione e ricostruzione, io direi che la gran parte delle informazioni noi da cardiologi di imaging le abbiamo immediate, cioè mettiamo il tasto 3D, guardiamo la valvola, ce la giriamo un po', guardiamo quella massa, quella endocardite, ce la cerchiamo di localizzare tridimensionalmente, poi la togliamo, magari acquisiamo anche un full volume, però non sempre lo ricostruiamo, quindi direi che è molto immediato, molto transesofageo e poco transtoracico. Grazie. Volevo dare niente. Grazie. Bene, continuiamo. L'idea era di fare un primo giro di domande dal punto di vista generico delle specializzazioni e dopo fare un secondo giro, anche per vivacizzare un po' la tavola rotonda, con delle cose un po' più specifiche per le singole metodiche. La professoressa Maria Assunta Cova, carissima amica, direttrice della scuola di specializzazione di Radio J Trieste, molto importante, vorrei chiedere due aspetti. In questi ultimi anni c'è stata un irrompere dal punto di vista radiologico in metodiche di interesse cardiologico, mi riferisco alla risonanza magnetica cardiaca e l'angio TC coronarico. E secondo te qual è l'approccio dei nuovi radiologi, visto che sei direttrice, a queste metodiche, e che consiglio tu daresti a un radiologo che vuole interessarsi della metodica cardiologica? 5 minuti. Grazie dottor Bandullo, grazie agli organizzatori per l'invito. Ma non c'è dubbio che l'evoluzione tecnologica ha portato oggi alla realizzazione di apparecchiature di tomografia computerizzata multistrato e di risonanza magnetica sempre più performanti in ambito di imaging cardiaco, e questo ha fatto sì che siano aumentate le indicazioni all'utilizzo di queste apparecchiature, che questi esami oggi possono essere fatti anche su pazienti nei quali in passato non esisteva la possibilità di acquisire questo tipo di imaging, per cui è aumentato il numero di indagini eseguite. Sono sicuramente esami complessi, esami costosi, e quindi è necessario avere le competenze tecniche, cliniche e di interpretazione delle immagini per poter garantire il miglior risultato con queste indagini. Per cui va anche considerato che ci deve essere una attenta valutazione clinica all'accesso a queste indagini, per cui diventa indispensabile che ci sia un approccio multidisciplinare nel quale radiologo e cardiologo, ciascuno ovviamente nel rispetto delle proprie competenze, concorra al percorso diagnostico, contribuisca al percorso diagnostico del paziente. Si tratta di indagini che sono tra loro
integrate, cioè rientrano nell'ambito dell'imaging integrato, e quindi a mio avviso è indispensabile che lo specialista che si occupa di imaging avanzato cardiaco abbia competenze in entrambe le tecniche. L'integrazione tra queste due tecniche, diciamo che è favorita dal fatto che una è eminentemente una tecnica morfologica, la cardio-TC, la cardio-RM è eminentemente funzionale e tissutale. E chiaramente la scelta della indagine e il filtro a queste indagini è clinico e si basa chiaramente anche sulle acquisizioni con ecocardiografia. Per quanto riguarda la domanda relativa a come i radiologi si approcciano a queste metodiche, non c'è dubbio che l'avvento di cardio-TC e di cardiorisonanza magnetica hanno molto avvicinato il mondo radiologico all'imaging cardiologico, che da sempre è stato direi esclusivo, tranne qualche realtà locale, di esclusivo appannaggio dei cardiologi. E devo dire che c'è un crescente interesse ed entusiasmo per queste due tecniche di imaging avanzato, in particolare da parte dei giovani radiologi. In questo senso mi piace ricordare che negli ultimi 10-15 anni molti giovani radiologi italiani, attraverso soggiorni all'estero, hanno sviluppato la cardio-TC in Italia con una serie di pubblicazioni scientifiche di ottimo livello, di impatto nazionale ma soprattutto internazionale. E quindi a questo punto che consigli dare ad uno specializzando in radiodiagnostica che voglia consolidare il proprio percorso nell'imaging cardiaco? Ma direi sicuramente acquisire nell'ambito dei, ahimè, non più 5 ma 4 anni di scuola di specializzazione, e anni nei quali deve essere previsto un percorso formativo che abbia un contenuto equilibrato per quanto riguarda gli aspetti tecnici, fisici e clinici. Dicevo, questo specializzando, il consiglio che vi posso dare è quello di impegnarsi al massimo per acquisire le competenze fisiche e tecniche che gli consentano quindi di gestire al meglio gli aspetti tecnici legati all'acquisizione delle immagini, alla loro elaborazione, alla loro interpretazione, ma anche di acquisire quelle conoscenze che gli consentano, come si diceva prima, di poter apportare un contributo efficace nell'ambito dell'approccio multidisciplinare. Quindi gli direi sicuramente di impegnarsi per approfondire le conoscenze in ambito di radiobiologia e radioprotezione, in ambito di sicurezza in risonanza magnetica, di approfondire le conoscenze tecniche per quanto riguarda le apparecchiature di tomografia computerizzata multistrato e di risonanza magnetica, in particolare per la tomografia computerizzata multistrato, conoscere bene i meccanismi di riduzione della dose, conoscere bene per entrambe le tecniche i protocolli di acquisizione, ben sapendo che anche se sono in parte standardizzati in base alle diverse patologie che vengono studiate, possono e devono essere anche modulati e modificati in funzione delle caratteristiche dei pazienti. Sarebbe estremamente opportuno, e questo in linea con quanto previsto dal core curriculum proposto dalla Società Europea di Radiologia, che gli specializzandi radiologi facessero anche un adeguato periodo di formazione presso le sezioni di ecocardiografia in sala emodinamica, certamente non perché questo costituirà una futura attività loro professionale, ma proprio per acquisire quelle conoscenze cliniche e soprattutto quel linguaggio comune che consenta un domani al giovane radiologo di potersi confrontare e dialogare con il cardiologo, sempre nell'ambito dell'approccio multidisciplinare. E da ultimo, quello che io direi al giovane specializzando che intende consolidare il suo interesse per l'imaging
cardiaco, di ricordarsi la necessità di diventare sempre più un radiologo d'organo, non più un radiologo di tecnica come è avvenuto per molti anni, e ciò è avvenuto soprattutto per motivi organizzativi, perché soprattutto nelle piccole e medie strutture radiologiche è pressoché inevitabile che ciò avvenga, ma bisogna fare in modo che in realtà il radiologo nello specifico diventi radiologo d'organo, quindi radiologo del cuore, e ancora ricordarvi che deve acquisire quelle competenze che gli consentano di interpretare le immagini con grande capacità di confronto e con sempre più approfondite e complete conoscenze cliniche. E da ultimo, messaggio che voglio mandare agli specializzandi radiologi, ce ne sono alcuni in sala, ricordare la necessità di una completa integrazione tra competenze radiologiche e competenze cardiologiche per ottenere uno standard diagnostico, nel senso che la diagnosi ottimale si fa solo ed esclusivamente attraverso una sapiente e consapevole collaborazione tra radiologo e cardiologo, e mi sento di poter dire, non penso di aver smentita, che a Trieste stiamo sperimentando questo tipo di collaborazione con, direi, degli ottimi risultati. Quindi questo per rispondere alla tua domanda. Grazie tante, Maria, direi che hai centrato molto bene dal punto di vista di quello che deve essere l'integrazione tra vari sistemi. Rimaniamo sempre sul tema della formazione, della specializzazione, domandando all'amico Gianfranco Sinagra, direttore della Scuola di Specializzazione di Cardiologia, se tu ritieni che gli interessi dell'imaging integrato rimanga ancora fra i giovani cardiologi, oppure sia più un maggiore interesse verso la cardiologia interventistica, molto più, diciamo, performante, molto più appealing da un certo punto di vista. E anche a te la domanda: cosa consiglieresti a un giovane cardiologo di specializzazione per consolidare la propria formazione in imaging integrato? 5 minuti anche per te. Sì, sul primo punto penso che sia imprescindibile lo spazio di formazione da dare all'imaging integrato. Credo che se l'iter di formazione di specialità ha due grandi obiettivi educazionali: uno, quello di educare il professionista in formazione a risolvere problemi e non a concepire la rigida risposta alla malattia così come la si studia sui libri, e secondo, quello di allenarlo a lavorare in team, in gruppo, insieme. Ecco, l'imaging è uno strumento non solo di progresso nelle conoscenze necessarie per gestire i problemi che presentano le persone, ma è uno straordinario strumento per educare il professionista a lavorare insieme, nel senso che la mia esperienza è che i più bravi professionisti fra coloro che frequentano l'imaging sono anche coloro che mostrano maggiore apertura nella condivisione dei problemi, nella revisione critica dei problemi e degli errori, nella condivisione multispecialistica di qual è il miglior approccio alla soluzione del problema che ti poni. Io non credo che esista l'approccio migliore dal punto di vista diagnostico alla definizione di endocardite batterica, sì o no. Io penso che esiste quando il gioco si fa duro, cioè quando il paziente è settico, ha una protesi, una su tre emoculture sono positive, la terapia convenzionale non lo sfebbra, l'eco transesofageo ha un enorme effetto di mascheramento ma non sembra vedere vegetazioni, esista il pensare, lo stare insieme, il discutere e il capire se l'eco transesofageo va semplicemente rifatto e un operatore più esperto lo deve rivalutare, oppure bisogna rivolgersi al cardiologo nucleare, perché le metodiche di cardiologia nucleare ci facciano vedere dove c'è materiale protesico, materiale calcifico, eventuali segni di focalizzazioni. Allora, sotto questo punto di vista, per me l'imaging è un obbligo e un'opportunità. È un obbligo perché non saprei come articolare la risposta a quanto spazio, tutto quello che è necessario, sia pure in un quadriennio coartato di formazione, perché l'imaging
imaging venga posseduto in maniera piena, soprattutto quello non invasivo. Come direttore di una scuola, mentre ho deroghe possibili al fatto che l'esperienza maturata in elettrofisiologia diagnostico-interventistica o il fatto che l'esperienza maturata in emodinamica interventistica o trattamento dei difetti strutturali possa non essere ancora tale da garantire anche un'autonomia iniziale, credo che non ci debbano essere deroghe al fatto che l'inquadramento clinico del malato, il possesso pieno delle metodiche di diagnostica non invasiva, l'ecocardiografia in tutti i suoi step, ecotransesofageo ed ecostress incluso lo è, debbano invece esserci sempre, perché questi sono sostanzialmente gli ingredienti che rendono un professionista poi spendibile nella società. L'importante è che queste competenze non vengano vissute come un esercizio di professionalizzazione individuale nella metodica fuori dai contesti, dai sistemi, dalle interazioni, dal lavorare, dal pensare, dal decidere insieme nella soluzione dei problemi dei pazienti. E per quanto riguarda come vedo l'eventuale sbilanciamento e asimmetria, ma devo dire che purtroppo lo sbilanciamento non è in questo senso, cioè la porta di un direttore di scuola di specialità viene, a seconda dell'irruenza dello specializzando, bussata o aperta direttamente, e prevalentemente per dire quando mi mandi in ecocardiografia o quando mi mandi in emodinamica o quando mi mandi in elettrofisiologia. Il problema è che nessuno vuole andare in ambulatorio, nessuno vuole andare in degenza, meno di coloro che vogliono andare in ecocardiografia e in emodinamica vogliono andare in terapia intensiva, a meno che, avendo fatto ecocardiografia ed emodinamica, vedono la terapia intensiva come il luogo dove esercitare un'ecocardiografia avanzata sul paziente critico oppure le tecniche di cardiologia invasiva nell'impianto dei contropulsatori, dei pacemaker, degli svanganz. Quindi io vedo la comunità dei giovani molto motivata all'imaging non invasivo ed invasivo. Se dovessi fare una stima grossolana, direi che c'è almeno il 40% degli specializzandi attuali di Trieste che ha propensione e passione e interesse per l'imaging non invasivo integrato, l'altro 30% è per l'emodinamica e l'elettrofisiologia e quello che resta, il 20-30, ha ancora passione per quello che continuerà ad essere il primo confronto con il paziente, cioè l'essere un buon cardiologo clinico e anche un buon cardiologo che per avere nella sua formazione l'imaging e tutte le varie metodiche sappia porre corrette indicazioni e sappia immaginare e ipotizzare percorsi diagnostico-terapeutici fondati e appropriati. Sì, sentiamo Andrea, così visto il ruolo che occupa importante di presidente dell'AMCO, ci piacerebbe designato va bene, ma ci piacerebbe così avere un commento sullo sviluppo di queste nuove metodiche di imaging cardiaco e sul comportamento così contemporaneo, utilizzo riguardo alla ridotta spesa sanitaria e poi anche il moderno paziente molto informato e qui che ci pone spesso dei problemi. Sarebbe semplice dire che l'AMCO, così come la SIEC, supporta l'innovazione, chiede l'investimento di risorse sull'innovazione e auspica che tutta la cardiologia italiana possa fare un salto di qualità per adeguarsi allo sviluppo delle tecnologie nel tempo. Questo ovviamente è un auspicio, però questa affermazione è chiaramente così detta, generica e probabilmente non sostenibile, forse non ha nemmeno senso. Ieri parlavamo di tutta una serie di metodiche di utilizzo dell'imaging integrato molto interessante, qualcuno già in uso, qualcuno in prospettiva. Secondo me un primo punto su questo aspetto è che le società scientifiche, l'AMCO, ma la SIEC, insieme con la SIEC principalmente, visto che si dedica a questi aspetti, deve fare un lavoro di studio, analisi e diffusione di quello che deve essere realmente l'armamentario disponibile nella cardiologia italiana, perché non tutto quello di cui si parla continuamente è essenziale. Io vedo molta moda,
fredda in certe cose e un po' meno sostanza, per altre cose probabilmente c'è molta sostanza, ma vanno in qualche modo scelte e vanno in qualche modo stressate rispetto a altre di minor rilevanza, e su questo punto lavorare molto perché gli investimenti ci siano, perché la competenza cresca e perché l'utilizzo appropriato possa arrivare. E questo è l'altro aspetto che è un po' provocatorio, ma secondo me è essenziale. Di questi tempi dire che bisogna investire in tecnologia è ovvio, ma se d'altra parte non ammettiamo che un terzo della nostra spesa prescrittiva è inappropriata, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo assolutamente renderci conto, serenamente ma in maniera responsabile, che più o meno un terzo, a seconda delle varie casistiche, di quello che noi facciamo nella nostra attività ha una base di appropriatezza debole. Può essere risparmiato, può, non è facile, è un processo lento, può essere risparmiato, deve essere un processo perseguito, perché paradossalmente, secondo me, la via più semplice per poter spingere sull'innovazione e sugli investimenti è contribuire come classe medica al risparmio dove ci sono sacche di inappropriatezza e di spese inappropriate. Altrimenti la vedo difficile in questo momento in cui c'è un continuo taglio e di spazio per ottimizzazione delle risorse che ci parliamo, ci dicono le nostre istituzioni, c'è. Ovviamente qui c'è un aspetto anche di educazione non facile alla popolazione, che è bersagliata dal web, è bersagliata dal vicino d'ufficio. L'altro giorno ho visto in visita privata una paziente che ha fatto un'angiotacca coronarica, giovane senza fattori di rischio, che ha fatto un'angiotacca coronarica perché il vicino d'ufficio di tavolo ha fatto un'angiotacca coronarica, che gli ha detto: grande angiotacca coronarica in un centro di Milano di altissimo livello, è la migliore ultimo modello, ed è arrivata con la risposta che naturalmente diceva: piccola placchetta apparentemente non critica in una delle coronarie. Già gli avevano proposto coronarografie, indagini, scintigrafie e bla e bla e bla e bla, tutta una cosa, e la mia risposta è stata molto deludente per la paziente: stracci l'angiotac coronarica ed eventualmente ricominciamo con qualcosa di più appropriato. La signora non era per nulla felice di questa situazione, però questa è la via che a volte i pazienti prendono sulla base di quello che leggono, di quello che sentono, di quello che vivono. Per cui questo io credo, spingiamo sull'innovazione, la facciamo in maniera rigorosa su quello che realmente serve, ma diamo un contributo anche noi nell'utilizzo appropriato di queste metodiche. Grazie. Grazie Andrea, direi perfettamente centrato, anche perché in un momento di crisi di risorse, e lo sarà sempre di più, cercare di fare la scelta migliore, il famoso choosing wisely, la slow medicine di cui tanto parliamo, penso sia una soluzione assolutamente condivisibile, che passa con l'educazione del paziente, quella che viene detta l'alleanza terapeutica. E proprio collegandomi a quanto detto da Andrea, farei ancora una domanda, visto che Paolo Colone è stato già interrogato due volte da Pasquale, che fa un po', diciamo, da tramite fra quanto diceva Andrea e fra quanto ci chiedono i pazienti. Il problema del danno biologico da radiazione di origine medica, soprattutto con l'età di nuova generazione, come possiamo ottimizzare le risorse anche in questo senso. Grazie. Negli ultimi 20 anni il numero di esami di tomografia computerizzata è aumentato in maniera esponenziale, e questo chiaramente ha aumentato in modo significativo la dose da radiazione medica alla popolazione. Soprattutto, come diceva il dottor Pantunzo, sono le tomografie computerizzate multistrato ad erogare la maggior dose di radiazioni, molto di più rispetto a quelle che erano le vecchie tomografie computerizzate non spirale. E si è assistito nel giro di pochissimi anni, nella scorsa decade, al passaggio di tomografie computerizzate multistrato da 4 strati a 16, 32, 40, 64, fino ad arrivare oggi a tomografie computerizzate multistrato a 256, 320 strati, che sicuramente sono dotate di elevatissima risoluzione spaziale, risoluzione temporale, quindi sicuramente consentono di ottenere immagini di grande qualità e quindi immagini
sintomi che consentono una diagnosi accurata, però bisogna ricordare che in questa corsa all'utilizzo dell'apparecchiatura TC multistrato sempre più performante si è assistito ad un costante progressivo aumento della dose erogata. E dose erogata che cresce, diciamo, in maniera quasi proporzionale con il numero di strati che vengono utilizzati nell'apparecchiatura TC. E quindi va ricordato che questo aumento di dose comporta sia un aumento della dose collettiva alla popolazione sia un aumento del rischio individuale di danno somatico, scusatemi, stocastico, intendendo per danno stocastico il rischio di un tumore radioindotto che si può sviluppare anche ad anni di distanza dalla irradiazione. E quindi siamo arrivati con le apparecchiature da 64 strati, per rimanere in ambito di imaging cardiaco, all'erogazione di 20 anche più millisievert per l'acquisizione di una cardio TC contro i 0.02 millisievert che vengono erogati per acquisire una radiografia del torace. Questo solo per dare un termine di paragone in termini di entità di dose erogata. E va anche ricordato che il rischio di tumore radioindotto è funzione non soltanto della dose somministrata, ma anche del sesso e dell'età del paziente e della paziente. Infatti penso che tutti ricordiamo l'allarmismo che abbiamo avuto nel momento in cui la stima di rischio di tumore radioindotto in una donna giovane a seguito dell'acquisizione di un'indagine di cardio TC con dosi peraltro elevate, 20 più millisievert, ripeto, è risultata essere estremamente elevata. Quindi di ciò bisogna essere ben consapevoli e il medico radiologo sicuramente ha la responsabilità di selezionare molto bene gli esami di tomografia computerizzata a livello dei vari distretti da eseguire, sempre insieme al referente clinico, e poi ha la responsabilità e il dovere di condurli rispettando rigorosamente il principio quindi di giustificazione, di ottimizzazione, di limitazione della dose, sempre nell'ambito del livello di adeguatezza diagnostica. Quindi vale il concetto di usare la dose minima di radiazioni che consenta di ottenere le informazioni diagnostiche necessarie. Va peraltro ricordato che le apparecchiature di tomografia computerizzata multistrato che oggi utilizziamo sono dotate di sistemi di riduzione automatica della dose che consentono quindi di ridurre notevolmente la dose di radiazioni ionizzanti che vengono erogate ai pazienti senza che questo venga ad inficiare la qualità dell'immagine ottenuta. E ci sono vari approcci per ottenere questa riduzione della dose, si può lavorare sui parametri di scansione che vengono utilizzati, e ci sono sistemi di modulazione della dose che considerano le caratteristiche del paziente e tanti altri sistemi, soprattutto in ambito di esami di cardio TC. E quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che sicuramente esiste condivisione unanime sulla necessità di ridurre quanto più possibile la dose erogata alla popolazione. E come fare? Ma sicuramente in primo luogo utilizzando i protocolli ottimizzati, tenendo conto delle caratteristiche del paziente, e sicuramente direi, e forse questo è il modo più efficace, mi riallaccio a quello che ha detto il dottor Di Lenarda poco fa, selezionando attentamente le indicazioni all'esecuzione di un esame di tomografia computerizzata e quindi evitando di fare esami di tomografia computerizzata non giustificati e evitando di fare in modo che la paziente vada a farsi l'angio TC nel centro di Milano
Milano perché il suo collega d'ufficio ha fatto la GTC e ha avuto soddisfazione dall'esame che ha fatto, quindi questo è quello che io mi sentirei di dire. Bene, grazie Maria, anche perché se non sbaglio in Italia dal punto di vista stocastico l'esposizione a radiazioni da indagini radiologiche ha superato la radiazione ambientale. Sì, questo sì, però ecco, voglio dire, giusto per un attimino ridimensionare il problema, sempre nell'ambito di imaging cardiologico, con questi sistemi di riduzione della dose, con l'evoluzione tecnologica, con l'utilizzo di apparecchiature che oggi usano due tubi radiogeni in contemporanea, oggi è possibile acquisire delle immagini di cardio TC, quindi condurre un esame di cardio TC completo con una dose che arriva a un millisievert, poco più di un millisievert, quindi per ridimensionare ancora oggi nel 2015 escono pubblicazioni nelle quali si riporta che un esame di cardio TC eroga una dose di radiazione equivalente a 750 radiogrammi del torace, facendo il paragone con gli 0.02 millisievert, possiamo ridimensionare le cose e quindi rapportarlo a una dose di 50 radiogrammi del torace. Quindi, ecco, grazie. Grazie. Sicuramente fare gli esami quando servono. Sono convinto da quando è Gianfranco Sinagra, a cui vorrei però pregare anche per realizzarsi l'ultima domanda che volevo fare, quanto l'imaging cardiaco rientra nel bagaglio del cardiologo e quanto questo l'allontana dalla clinica. Se puoi dare una risposta anche a questo dopo, grazie. Sì, il commento che volevo fare è che realisticamente molti di noi, molti di voi che generate informazioni di imaging, non avremo controllo sull'appropriatezza dell'esame che ci viene richiesto e che effettuiamo. Intendo dire dispnea, dimero D, febbre o non febbre, ve lo mandano per angiotac nel sospetto di embolia polmonare, io credo che lì c'è poco da filtrare. Dispnea, dolore toracico, iperstressato, industriale, gli pongono indicazione ad ecocardiogramma e gli dicono che se lo fa tridimensionale è meglio che se lo faccia mono bidimensionale, sì, forse riuscirete a ridimensionare il tridimensionale a bidimensionale, ma è difficile che uno possa porre filtro alla potenziale inappropriatezza di un ecocardiogramma richiesto per una sintomatologia totalmente aspecifica. Quindi credo che se la teniamo sul piano dobbiamo selezionare meglio le indicazioni e rendere più appropriate le procedure partendo dall'osservatorio di chi le effettua le procedure. È un osservatorio troppo distale per pretendere che vi possa esercitare un controllo reale. Il problema secondo me riguarda, uno, l'opinione pubblica, due, coloro che prescrivono queste indagini ad un laboratorio. Ecco, alla signora che è andata da Andrea Di Lenarda, che è stato, nel senso che ha detto stracci il referto, io forse non avrei detto stracci il referto, anzi la signora era molto contenta di averlo fatto con il suo collega, le avrei detto se viene se lo metta pure nella stampa, viva con un quadretto, ma lo viva come un elemento rassicurante. Lo viva come un elemento rassicurante, non ha segnalato la presenza di lesioni critiche, nei soldati molti in Vietnam a 20 anni erano già segnalate le presenze di placchette coronariche, che ovviamente le metodiche moderne di cui disponiamo. Avrei aggiunto però alla signora, dica però anche ai suoi amici che tutte le volte che fate indagini radiologiche vi esponete ad assorbire radiazioni ionizzanti che si cumulano nella vita della persona, e quindi chi in 4-5 anni per cefalea fa un attacco encefalo, per sinusite fa un attacco del cranio, per dispnea fa un angiotac del polmone, per sospetto di coronariopatia fa un angiotac coronarica, non parliamo dell'addome che credo assorba una quantità di radiazioni ionizzanti pazzesca. Ecco, tutte queste cose sommiamole insieme, poi mettiamoci una scintigrafia miocardica di lusso anche quando l'elettrocardiogramma era negativa ad alto carico per sintomi e per elettrocardiogramma, quindi è più l'ostinazione nel volere cercare la gratificazione al proprio sospetto che non il dato scientifico che suffraga il fare l'indagine. Sommiamo tutte queste cose e traduciamolo come informazione alla persona e alla comunità in rischio oncologico di esposizione da cumulo di metodiche a cui ci si è sottoposti più o meno consapevolmente. E
questo lavoro dobbiamo fare anche su di noi, nel senso che quando prescriviamo non possiamo pretendere che sia chi ci sta a valle, che ha ormai il paziente di stesso sul lettino che deve fare l'esame. Dobbiamo essere noi sensibili nel dire quali sono le ragioni reali e quali informazioni effettive mi aspetto da questa metodica e qual è il valore aggiuntivo che questa metodica avrà rispetto alle informazioni che ho già. Detto questo, e mi collego con la domanda che faceva Claudio, qual è lo spazio che l'imaging toglie e qual è lo spazio che l'imaging chiede alla clinica? Lo spazio che l'imaging toglie alla clinica sperabilmente dovrebbe essere zero, perché è la clinica che inquadra il problema ed è la clinica, sulla base del background culturale del professionista che incontra il problema, formula i percorsi diagnostico-terapeutici con le metodiche che sono contenute in questo. Qual è lo spazio che la clinica può togliere all'imaging? Non credo che ci sia uno spazio che la clinica può togliere all'imaging, solo che proprio per il fatto che abbiamo reso sempre più tecnologici i percorsi dei pazienti, si pone sempre di più la necessità di una regia clinica delle informazioni. Cioè, adesso esiste lo scenario del paziente che ha, in principio era una dispnea con dolore toracico, in mezzo sono 10 metodiche diagnostiche, adesso cerchiamo di capire qual è la diagnosi. E la diagnosi spesso non è derivata dalla metodica, la diagnosi è derivata dal mettere insieme, quindi io penso che solo percorsi clinicamente forti nell'ispirare appunto l'ipotesi diagnostica e i percorsi diagnostico-terapeutici e solo una regia clinica forte delle informazioni generate dalle metodiche diagnostiche riescono a valorizzare al meglio l'imaging con tutte le sue straordinarie sfaccettature che effettivamente hanno. A quanta gente abbiamo posto la condanna di stato post-infarttuale per un'ipotesi di sindrome coronarica acuta che dalla distribuzione del delayed enhancement in risonanza magnetica sappiamo essere l'esito di una vecchia perimiocardite. Eppure per una vita gli abbiamo fatto tirare dietro sulla base della presentazione con l'ECG ad ST lievemente sopra e del movimento dei biomarcatori. Quanti sono i pazienti a cui avremmo continuato a fare una diagnosi di angina di origine non determinata e che ad un certo punto abbiamo informazioni sufficienti per poter dire guardi, non ci sono elementi sufficienti per una diagnosi di angina e di cardiopatia ischemica. Quindi io penso che chi esercita la clinica non debba demonizzare la tecnologia, perché la tecnologia ha un enorme valore aggiunto e ha grandemente contribuito ad ampliare l'orizzonte di conoscenza e migliorare la gestione dei malati. E ovviamente c'è un problema di governo delle informazioni che io credo continua a richiamare l'utilità di una abilità clinica che il professionista deve continuare a mantenere. Grazie. 30 secondi a Paolo Colonna. Direi che siamo fortunati oggi ad avere speciali, è bellissimo confrontarsi perché si guarda da tutti i lati l'aspetto e la prima cosa che mi viene è che gli specializzandi oggi sono più fortunati, ovvio chi arriva dopo è più fortunato, penso che uno specializzando in cardiologia veda tante risonanze e TAC cardiache, uno specializzando in radiologia lo stesso, forse noi non nel nostro corso di specializzazione non ne abbiamo viste sicuramente, nella nostra vita i fortunati che lavorano in grandi ospedali ne hanno vista qualcuna spot sicuramente con nessuna capacità diagnostica, molti cardiologi e il 90% dei radiologi. Il messaggio che mi piace prendere da questa chiacchierata è anche quello che non tutti gli ospedali, non tutti gli ambulatori sono uguali, quindi parlando di imaging integrato, un po' il convitato di pietra di questa chiacchierata, ci sono i grandi ospedali dove deve esserci un forte imaging integrato, un fortissimo radiologo che lo legge benissimo, magari due, un buon cardiologo che abbia una buona esperienza e che spesso vada a braccetto, però pensiamoci che il 90% degli altri luoghi,
colleghi cardiologi e radiologi non avranno la fortuna di essere un secondo livello per poter fare questa diagnosi. Allora pensiamo a tutti, pensiamo anche a insegnar bene qual è il paziente che noi dobbiamo spostare in un centro migliore per avere una diagnosi più accurata, onde evitare proprio quello che si diceva prima, errori di appropriatezza, dispendio di risorse e soprattutto far passare la voglia a chi, al medico che le fa, se fa 9 esami inutili, già un ecografista si innervosisce, immagino che un radiologo o un cardiologo devoluto per una giornata alla risonanza, fare i 3/4 di esami inutili o mal indicati è sicuramente frustrante per lui, per i soldi del contribuente e per il paziente. Grazie Paolo e grazie agli altri invitati di questa tavola rotonda che chiudiamo qui. Purtroppo non possiamo andare avanti con domande da parte del pubblico perché siamo già in ritardo. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie.